La festa in onore di Sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, è una ricorrenza molto sentita in Abruzzo. Per la cultura contadina, la sua festa apre il ciclo dell'anno, una devozione che oggi ha lasciato un po' il passo alla parte ludica della festa, con la riscoperta del folklore popolare e della gastronomia locale tradizionale. Il menù, come vuole la tradizione, è totalmente a base di maiale, che una volta era la ricchezza della casa contadina. Tradizioni, cultura, gastronomia e spettacolo si intrecciano perfettamente in una ricorrenza che affonda le sue radici in tempi lontani, ma ancora tanto sentiti. Una festa dove la memoria vince l'oblio. Sant'Antonio è il patrono di tutti gli animali. Non a caso si fa il 17 la benedizione di tutti gli animali, ma in particolare era il maiale. Portava tanta abbondanza. E non si buttava nulla veramente. Il brodo di testa di maiale con i quadrucci. Quando si cominciava a dissossare il maiale, la prima cosa si dava alla cucina le ossa della testa, si metteva a fare il brodo. Dopo diverse ore di cottura, tu avevi il brodo, veniva colato con un telo di lino o di canapa spessa, veniva filtrato il brodo in modo che questo pezzo di stoffa che si teneva solo per quell'uso, tratteneva tutta la parte grassa e faceva fuoriscendere il brodo. La tradizione del Sant'Antonio è una tradizione che risale al Medioevo e quindi già da allora oralmente si narrava la storia del santo. Poi ha avuto varie versioni, vicissitudini nel tempo. Noi l'abbiamo ripresa, Fausto soprattutto, da un gruppo che la cantava negli anni 30 e poi nel dopoguerra. E abbiamo cominciato a farla negli anni 70, quindi sono più di 40 anni che va in giro. Chiaramente anche la nostra è cambiata nel tempo, quindi all'inizio era una versione un po' più ridotta e la facevamo casa per casa dal 1 di gennaio al 17 gennaio. Adesso è un po' più in forma di spettacolo, dura una ventina di minuti e la facciamo in varie situazioni, in varie ricorrenze. Il primo Sant'Antonio l'ho fatto nel 76, se non mai errato, recuperando un testo che lo si faceva a Loreto appunto negli anni 50. E ci si è guardati attorno, io e altri amici abbiamo detto perché non rimettiamo su questo spettacolo che si era un po' perso negli anni, e allora abbiamo riniziato a fare questo spettacolo che poi è diventato, diciamo, diciamo il primo spettacolo della compagnia che attualmente si chiama Del Paradosso, quindi siamo attaccati, siamo affezionati a questo piccolissimo spettacolo. Da bambino, avevo forse 6 anni, e vidi per la prima volta questo spettacolino che facevano chiaramente gente adulta. E io da quella volta questa cosa mi ha così colpito che dopo, quando sono diventato grande, ho detto prima o poi mi piacerebbe rimettere su questa tradizione, e ci sono riuscito.